E siamo alla BIT di Milano con due pezzi grossi del turismo nel Salento e a livello nazionale, Supersano e Nardò. Scopriamoli insieme. Che cosa ci racconta di questa bella cittadina? Supersano merita di essere visitato perché è un paese abbracciato dai due mari. Siamo a 20 minuti da tutte le località turistiche balneari, così come dalla bellissima Lecce e Santa Maria di Leuca. È un paese che vive di tradizioni, è ambientata nel verde e troverete l'autenticità salentina. La fortuna di Supersano, oltre ad essere qui distante da tutti i mari, è anche trovare un paese che è rimasto con le sue tradizioni, quindi troverete il Salento vero, dal pasticciotto alle friselle, al pane fatto in casa, allo spumone, così come il rustico salentino. Troverete ciò che trovate diverso dalle altre località. Supersano merita anche di essere visitata nel periodo natalizio, in cui il centro storico viene addobbato a festa con delle particolarità e creatività dei supersanesi. E una citazione anche merita il Carnevale di Supersano. È un carnevale storico, è uno fra i più storici del Salento, dove si sposa creatività, fantasia e tanta professionalità delle sarte del paese. Noi vi invitiamo a venire perché troverete relax, ma trovate soprattutto Salento. Siamo veramente contenti di partecipare oggi alla BIT di Milano. Portiamo qui alla Borsa Internazionale del Turismo la storia, l'arte, la cultura, il mare, la natura e l'enogastronomia. Nardò è caratterizzata da una vasta area, un grande patrimonio che merita di essere conosciuto attraverso forme di turismo lento che diano la possibilità al turista di conoscere il territorio, le sue bellezze, la sua enogastronomia attraverso turismo di qualità. A tal proposito, infatti, abbiamo realizzato dei programmi di turismo esperienziale e sostenibile che mirano proprio a fare conoscere ed ammirare il territorio attraverso visite guidate, percorsi di trekking, passeggiate tematiche, itinerari in bicicletta, laboratori, immersioni, escursioni e tanto altro ancora. Nello specifico parliamo di Nardò Experience, che è un calendario che è disponibile 12 mesi l'anno e che ci dà appunto la possibilità di fare esperienza del territorio, del centro storico, delle ville, delle masserie distribuite su tutto il territorio neretino e delle marine. Poi abbiamo un calendario esclusivamente dedicato al parco di Porto Selvaggio che si chiama Discovery Porto Selvaggio, su cui concentriamo tutte le attività che vengono realizzate appunto nell'area parco. Tutto ciò favorisce una sorta di destagionalizzazione dell'offerta turistica, appunto, come dicevo prima, per puntare sempre a un turismo di qualità.